Oggi ragazzi voglio parlarvi del nuovo film di Edoardo Ponti, uscito su Netflix dal 13 novembre del 2020 dal titolo La vita davanti a sé, remake dell'omonimo film del 1977 diretto da Moshe Mizrahi e ovviamente entrambi film tratti dall'omonimo romanzo del 1975 scritto da Romain Gary. Che dire, io ero molto curioso di vedere questo film, in quanto sarebbe tornata sul grande schermo l'immensa Sophia Loren dopo tanti anni, diretta dal figlio, perché sì, Edoardo Ponti è il figlio della Loren e già l'aveva diretta in un film anni fa, ma per citare uno degli ultimi lavori anche nel 2014 nel cortometraggio Voce Umana. Certo, parlando di questo film, io ancora prima di vederlo pensavo, ma che grande rischio si assume il nostro Edoardo, perché provare a portare sul grande schermo un remake di un film che vinse l'Oscar come miglior film straniero nel 1978 non è affatto facile. Tra l'altro per i corsi e ricorsi storici pensate che nel 78 in gara per il miglior film straniero insieme alla vita davanti a sé c'era anche Una giornata particolare, capolavoro assoluto, dove primeggiava un'immensa Sophia Loren, quindi pensate un po', ora la Loren si trova a recitare nel remake del film che vinse su Una giornata particolare dove lei primeggiava nel 78, quindi pensate un po'. Detto questo ovviamente è ovvio che l'avrei voluto vedere in sala. Anzi, al cinema sarebbe dovuto uscire i primi di novembre come evento speciale, poi purtroppo per colpa della pandemia questa proiezione speciale è stata annullata e ce lo siamo visti su Netflix. Piuttosto che non vederlo, ci siamo accontentati della TV, anche se rivedere la Loren su grande schermo sarebbe stato bellissimo. Ma chiudendo questa parentesi, che dire? È un film che è quasi al 100% fatto dall'attore, dalle interpretazioni degli attori. Sophia Loren e Ibrahim Agueye, che interpreta Momo, questo bambino di colore senegalese bravissimo per la prima volta sullo schermo. Loro due come attori sono stati meravigliosi, tutto il cast è stato bravo, però la Loren mi ha fatto avere brividi dall'inizio alla fine, rivederla in questa sua bellissima vecchiaia, oserei dire, perché nonostante l'età, 86 anni, ricordiamoci, la Loren è così ancora bella, bravissima, rappresenta proprio un certo tipo di attori e di attrici che non ci sono più. Lei è l'emblema di un certo cinema che purtroppo non esiste più, ma che per un attimo ti dà la sensazione di poter ancora esistere e regalarti emozioni. Io per un'ora e mezzo di pellicola sono rimasto veramente entusiasta di fronte alla sua performance, diretta bene dal figlio Edoardo Ponti, che per l'amor di Dio riesce bene a dirigere gli attori, anche se a livello tecnico, a livello registico, mi sono trovato di fronte ad una regia normalissima, non ho trovato chissà quale guizzo, cioè se io dovessi pensare ai pregi del film sarebbero subito rivolti verso le interpretazioni degli attori piuttosto che sulla regia, che è una regia normalissima, senza infamia e senza lode, che porta a casa un buon film, sicuramente inferiore a quello del 77 che non ho visto, però l'Oscar al miglior film mi fa presagire grandi cose, addirittura riuscito a superare Una giornata particolare, quindi mi aspetto grandi cose. Solitamente quando si parla di remake bisognerebbe sempre aver visto l'opera originale. L'unica cosa che ho letto cercando su internet è che l'originale, proprio come il romanzo, si svolge a Parigi, invece in questa rivisitazione italiana il tutto si sposta a Bari. Tutto sommato, nonostante non abbia trovato un marchio distintivo nella regia di Edoardo Ponti, un qualcosa che me lo faccia riconoscere sempre e comunque, riconosco che ha diretto molto bene gli attori, riconosco che le interpretazioni sono veramente maestose e ora parlerei un po' della trama. Si parla di Madame Rosa, Sophia Loren, questa ex prostituta sopravvissuta all'Olocausto, tra l'altro, che ospita dei bambini problematici, figli di prostitute. Diciamo, per arrivare a fine mese è un po' una bambinaia, comincia a fare la tata a questi bambini problematici, bambini ad esempio come Momo, questo ragazzino senegalese molto sbruffone quando vuole, ladro, perché i due si conosceranno per un furto, visto che Momo tenterà, e ci riuscirà, tenterà di derubarla, la deruberà di questi candelabri e poi il dottor Cohen che lo ospitava farà confessare al bambino a chi avesse rubato quei candelabri. Quando il bambino dice di averli rubati a Madame Rosa, glieli riporta e anzi il dottor Cohen, interpretato da un bravissimo Renato Carpentieri, chiederà aiuto alla nostra Madame Rosa chiedendo se potesse tenere quel bambino per 2 mesi nel tempo che il nostro dottor Cohen gli trovasse una nuova famiglia.
Ecco che quindi una relazione che all'inizio sembra burrascosa, visto che la donna non ne vuol sapere del bambino e viceversa, poi il tutto va a sfociare in una grande amicizia. Quindi sin dall'inizio può essere prevedibile ciò che accadrà, ma questo non è un difetto, perché chi ha letto il romanzo, chi ha visto il film del 77 già lo sapeva, non è il classico film che vuol regalare colpi di scena. È un film che vuol raccontare una storia di crescita, di redenzione. Più volte vedendo questo film io ho associato a Momò Pinocchio e alla nostra Madame Rosa, la fata turchina. Più volte ho visto questa storia di crescita che mi ha ricordato il Pinocchio che da burattino di legno diventa un bambino vero. Ecco, si parla quindi di crescita, si parla di lasciare alle spalle la malavita, visto che il nostro bambino per arricchirsi va a spacciare. Va a spacciare, c'è un bravo Massimiliano Rossi, che è un attore che io apprezzo molto, sia quando fa Zecchinetta in Gomorra, ma anche ora in Romulus. Diciamo che lo porta sulla cattiva strada, lo fa spacciare, il bambino da un giorno ad un altro si ritrova a guadagnare tanto, ad un certo punto parte un milionario di cui pechegno, no? Mentre lui è in bici tutto contento per i soldi ricevuti. Però piano piano, grazie all'aiuto di Madame Rose, a questa amicizia che va a nascere e ad intensificarsi, grazie anche ad altri personaggi importanti sullo schermo, tipo ad esempio il signore per cui andrà a lavorare il nostro bambino che vende tappeti, grazie anche all'aiuto di questa donna, di questo trans, per meglio dire. Quindi sì, di una donna che ha avuto l'operazione da uomo e è diventata donna, grazie anche all'aiuto di questo personaggio che è spesso presente in casa di Madame Rosa, anche perché il personaggio porta lì il figlio. Ecco che il nostro Momò riuscirà a cambiare, anche, ripeto, grazie a coetanei. Lì da Madame Rosa c'è un altro bambino che da anni non vede la madre, che è in attesa di rivederla, con cui lui farà amicizia. Inizialmente anche lì litigheranno, quindi all'inizio c'è un astio che poi si trasformerà invece in una grande amicizia, anche se il nostro Momò tenterà di reprimere le emozioni, di non voler mostrare quanto anche lui soffra senza l'aiuto di qualcuno, senza che qualcuno lo indirizzi verso la strada giusta. Insomma, è un film che dalla seconda parte prende delle pieghe anche più drammatiche, sicuramente capace di far emozionare. A livello registico, ripeto, ho trovato un qualcosa di equilibrato, senza troppi guizzi. L'unica cosa che mi ha convinto di più è sul finale, essendo un film circolare che si apre e si chiude nello stesso modo, ho apprezzato il fatto che sul finale, quasi sul finale, noi si riveda una determinata scena che apre il film, ma con un dettaglio in più perché si allarga l'inquadratura. Questa cosa l'ho apprezzata. Per il resto, parlando di Sofia Loren, che devo dire? È stata immensa, maestosa. Mi ha insegnato nuovamente quanto sia bello recitare e viverli i personaggi, perché mai una volta si va incontro ad una recitazione finta o forzata, cioè la Loren ha fatto rivivere quei personaggi di un certo cinema che non esiste più. Vedendo questo film avrei voluto che si parlasse di più del suo passato. Ecco, se dovessimo parlare dei difetti di questo film, scusate, ho mosso il telefono mentre stavo riprendendo, scusate, dicevo, se si dovesse parlare dei difetti di questo film, beh, assolutamente mi è mancata un'introspezione sul passato dei personaggi, perché i temi che vengono trattati in maniera, secondo me, troppo superficiale. Qua si parla di una donna che è stata una prostituta, che comunque nel paese era conosciuta e rispettata. A me mi è venuto in mente un flash anche del Malena di Tornatore, ma mamma mia, fammela vedere una scena in cui lei, da signora, cammina per il paese, non solo al mercato all'inizio quando viene derubata. Fammi vedere una scena di lei che cammina per il paese, magari anche con un dolly dall'alto e poi l'inquadratura che si restringe, lei che magari si guarda intorno, che guarda i volti delle persone che magari un tempo erano state sue amanti, lei che guarda i portoni dove magari è entrata, no? Per le sue avventure amorose a pagamento. Fatemi rivivere il ricordo di questa donna nel paese, perché a livello metaforico, mostrandomi il passato di Madame Rosa, avresti anche omaggiato il passato della grandissima attrice Sofia Loren attraverso gli sguardi, attraverso gli ammiccamenti, attraverso il portamento. Fammi rivivere Madame Rosa e fammi rivivere anche Sofia Loren. Questa è una cosa che mi è dispiaciuta molto.
Sicuramente alla fine del film il tutto sarebbe stato ancora più emozionante e commovente se ci fosse stato un background particolarmente ricercato. Invece le cose vengono un po' abbozzate. Per quanto riguarda l'Olocausto, invece si cerca di sviluppare un po' di più, non troppo, però ad esempio c'è la nostra Madame Rosa che si nasconde sempre per stare bene in questa stanza, nelle cantine del suo appartamento, perché poi scopriremo che questa stanza le ricorda la barriera dove si nascondeva per sfuggire ai tedeschi nei campi di concentramento, quindi lei lì si sentiva libera, per assurdo, in una stanza chiusa. Però quindi già qui la cosa si approfondisce di più e quel momento unirà ancora di più i due protagonisti, Momò che poi deciderà di voltare le spalle alla malavita. Però a parte questo, è un film che avrebbe potuto dar di più. Io ora non ho visto l'originale, non so se queste cose venissero approfondite, però io ovviamente mi rifaccio a quel che ha fatto Ponti. Cioè, a me sta bene anche rifarsi ad un romanzo e poi cambiarlo tutto. Però io vi posso dire, Ayla Loren, fammi vivere di più il passato della Loren e in questo caso di Madame Rosa. Io volevo che si riflettesse di più sulla sua carriera passata di prostituta, anche per fare un confronto tra la vecchia generazione e la nuova generazione rappresentata dal trans. Comunque, a parte questo, è un film che sicuramente mi ha stupito, ma ripeto, più che altro per la recitazione, per le interpretazioni sublimi anche di Ibrahima Gueye, che in dei momenti mi ha veramente emozionato. Mi sarebbe piaciuto poterlo definire bellissimo, ma purtroppo non riesco, sì per i difetti trovati, sia anche perché veramente trovo un compito difficile quello di voler realizzare un remake di un film che ha vinto l'Oscar se non si osa, cioè va bene farlo, ma fammi allora come il Suspiria di Guadagnino, te mi tocchi un grande film di Argento, ma ci metti del tuo. Qui invece mi sembra che si faccia il compitino, ben fatto per l'amor di Dio, però che si sarebbe potuto dare molto di più, poi lo dico io da semplice spettatore, ovviamente perché stimo sia il regista sia gli attori e sapevo che a livello registico si sarebbe potuto dare molto di più. Ovviamente alla sceneggiatura abbiamo anche Ugo Chidi, quindi una grande personalità della scrittura, e proprio Edoardo Ponti. Che dire, questo è un po' il mio parere sul film, che comunque vi consiglio di vedere, reperibile su Netflix, quindi un buon film, un film che sicuramente saprà farvi anche commuovere, un film che sicuramente vuol parlare di accoglienza. Vuol raccontare una storia di formazione, vuol parlare di difficoltà e problematiche realmente esistenti, quindi sarò curioso di sapere la vostra nella sezione commenti. Io ora farò una minima parte spoiler proprio per dirvi poi le scene che mi hanno colpito anche sul finale, senza volervi rivelare nulla. Quindi vi ricordo che nelle info di questo video troverete i link per seguirmi sia su Facebook, sia su Instagram, sia su Telegram, che sono attivi gli abbonamenti e che quindi abbonandovi, scegliendo la vostra fascia di prezzo, potreste avere dei contenuti extra in cambio, come recensioni personali, come la possibilità di partecipare alle mie live e via dicendo. Non mancate. Io ora passo alla parte spoiler e quindi mi raccomando, chiudete il video se non avete visto il film. Ok, ragazzi, vi ho avvertito. Questo finale che poteva essere prevedibile, ma giustamente prevedibile, porta alla morte di Madame Rosa, una morte da persona libera. Perché lei non voleva finire negli ospedali, lei non voleva essere rinchiusa in un ospedale ed essere sperimentata, come dice lei. Lei voleva morire da persona libera perché è riuscita a non morire nei campi di concentramento e quindi a vivere da persona libera. Ora lei vuole morire da persona libera e quindi il nostro Momò, dopo la sua forza di volontà e il coraggio, grazie anche alle persone che ha conosciuto, dopo che è riuscito a voltare le spalle alla malavita, ecco che andrà a salvare la nostra Rosa, dopo la promessa che le aveva fatto, la porterà via dall'ospedale, senza che i medici se ne accorgano nel cuore della notte, e la porterà nella sua cantina dove poi morirà accanto al suo ormai amico Momò, la persona che all'inizio non avrebbe mai considerato tale. Ecco che muore accanto a lui con questa fine che si ricollega all'inizio con il personaggio del trans che arriva, scusate, non ricordo il nome per questo, perdonatemi, con il personaggio che arriva e rincorre il bambino che si è rinchiuso e quindi si allarga l'inquadratura che vedevamo all'inizio nella stanza, stavolta però vediamo la donna stesa morta. Non si fa vedere Sofia Loren, bella, questa cosa mi è piaciuta, non si fa vedere mai il volto
della Loren morta, del personaggio di Madame Rosa morta. Si fa vedere mentre si addormenta, ma il giorno dopo non la si vede in volto. Perché, cioè, anche qui metaforicamente, questa è una cosa che mi è piaciuta. Sofia Loren c'è, come deve ancora regalarci altri film. Vedendola in faccia forse si sarebbe potuto rappresentare la fine di un certo cinema, invece no, noi bisogna sperare che un certo cinema ci sia ancora e che la Loren torni a regalarci delle grandi interpretazioni come in questo caso. Molto toccanti le scene in cui purtroppo, avendo problemi di cuore, anche un po' di demenza senile, di Alzheimer, si ritrova spaesata in dei momenti. Ci sono questi primi piani incredibili, molto belli, cioè incredibili per la recitazione della Loren, dei primi piani dove la Loren mostra incredibilmente ancora questa veramente capacità di entrare nel personaggio e quindi la vediamo persa sotto la pioggia oppure ai piedi di un albero. Scene veramente toccanti. E che posso dire? Queste sono un po' le cose che più mi hanno colpito del film. Mi è solo dispiaciuto che a livello registico non si sia osato, che si sia deciso di fare un compitino ben fatto per l'amor di Dio, ma che non si sia osato, perché se si vuol prendere un film che ha vinto l'Oscar, anche se non l'ho visto, devi darmi di più, devi darmi di più. Giocami sul pa Hai la Loren, giocami sul suo passato. Fammi vedere qualche foto in più durante la pellicola della Loren giovane. Cioè, magari rivedendo quelle foto ripensi ai film, perché io vedendo questo film ho rivisto De Sica, ho rivisto Fellini nei movimenti, negli sguardi della Loren, non a livello registico, vedendo la Loren. Io ce l'ho riviste queste grandi personalità, questi grandi registi, però allo stesso tempo, nonostante abbia rivisto queste grandi personalità del mondo del cinema, mi sarei sicuramente emozionato di più giocando sul passato di Madame Rosa. Un'altra cosa che poi sicuramente avrei evitato è quel leone, quella leonessa in una CGI veramente bruttarella, cioè il momento in cui il nostro Momò si sogna la leonessa. Capisco che a livello metaforico avesse una valenza, però a livello visivo è stato un po' un pugno in un occhio. Io che sono molto pignolo sugli effetti visivi, sinceramente avrei preferito eliminare le scene con la leonessa e far vedere un po' di più del passato della Loren, però poi magari a voi non ha dato fastidio. E niente, questo è un po' il mio parere sulla vita davanti a sé. Bella anche la canzone che Laura Pausini scrive appositamente per il film, io sì, bellissima davvero. E niente, io aspetto di sapere la vostra, fatemelo sapere qua sotto il vostro parere e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!